Buongiorno telespettatori, con l'operatore Gabriele Campanella siamo qui a Cannes per la 55esima edizione del Festival Mondiale del Cinema. L'Italia è degnamente rappresentata dal film di Marco Bellocchio, L'ora di religione, con Sergio Castellitto. Quello che vedete alle mie spalle è il grande palazzo, il palazzo ufficiale, è Le Palais, con tanto di tappeto rosso. Questa qui è la famosa scalinata dove questa sera sfileranno le star mondiali. Mentre per la Semaine de la Critique spetta Luciano Ligabue chiudere con il film Da 0 a 10. E noi ovviamente ci saremo. Alle signore e signori, Woody Allen. Sul Montmartre per assistere alla prima mondiale del film Murder by Numbers con Gabriele Campanella. Sono sue le immagini e stiamo entrando e speriamo di assistere ad un film straordinario in prima mondiale, come solitamente accade qui a Cannes. Gli ospiti sono tanti, tra poco affluiranno su questa scalinata rossa le star, i protagonisti di questo film. Per questa 55esima edizione del Festival di Cannes siamo presenti per darvi e trasmettervi le emozioni del momento, per questo festival il più importante del mondo. Possiamo andare, Gabriele, mi sembra che sia il momento propizio, arrivano gli altri ospiti e quindi andiamo davvero prima che ci chiudano definitivamente. Sto parlando da solo. Sì. Grazie. Eccola qui, la Montée di Cannes. Mi giro a Gabriele. Gabriele, possiamo salutare ed entrare direttamente. Ecco qui. Avec Barfly.
together it was here before, 95 for Kiss of Death, on complete l'histoire. Je rappelle en Sandra Bullock avec Michael Pitt, un film dans lequel Sandra Bullock, spécialiste des... en compétition, pardon. Cet après-midi à Cannes. Dans les traces de deux jeunes gens originaux actuellement, signé le Barbet Schroeder, qui avait aussi signé une jeune fille qui partagerait appartement, un autre chef. Un nouveau mystère policier, signé de, du réalisateur du mystère Von Bülow en 1990, Barbet Schroeder. Les autres, Richard Harris, l'interprète. Elle passe de la comédie romantique avec l'amour à tout prix au suspense policier avec Traction, mais aussi celle de Speed 2. Et aussi Thierry Frémaux sur le palier intermédiaire, le délégué artistique, et Gilles Jacob, tout sourire derrière Sandra Bullock, on le comprend, le président du festival. Inizia la Croisette, questi qui sono i padiglioni di rappresentanza e quello lì giù è quello italiano. A Cannes il glamour di casa, le starlette che vogliono mettersi a tutti i costi in mostra e poi le spiagge che la sera si incendiano con le feste organizzate dalle grandi produzioni cinematografiche. Avvocato Massaro qui a Cannes, appena è arrivato. Ben trovato. Sì. Come va? Bene, lei? Sì, bene, grazie. È arrivato adesso? No, io sono arrivato a Cannes da avantieri, sì. Poi sono venuto qui per il film, sì, di Bellocchio, sì, e adesso abbiamo una serie di incontri con tutti quanti i direttori di festival del mondo, certo, per stabilire questi rapporti con l'Anica in maniera... Oggi poi avremo un incontro con Jack Valenti per stabilire dei rapporti, chiarire delle cose con l'industria americana di settore, quindi stiamo andando avanti. Bene. Utilizzando Cannes per quello che è abitualmente, proprio un punto d'incontro, certo, un crocevia. Certo, che altrimenti sarebbe inutile poi affrontare questa grossa kermesse. Oppure basterebbero effettivamente i film, come i film sono rappresentano il motivo, l'occasione per poter affrontare dei problemi che speriamo ci consentono l'anno venturo di portare dei film ancora migliori. Ricordiamo l'incarico, la responsabilità che ha l'avvocato Massaro, e lei è il presidente appunto di... Sì. Sono anche presidente del Consiglio Superiore della Comunicazione. Bene, non mi sembra poco, ma mi sembra tantissimo. Siamo contenti che ci sia lei, perché lei ha sempre un occhio vigile sulla... Le molto, le molto
molto gentile, la ringrazio. E poi anche lei è noto anche per seguire con grande attenzione tutti quanti i passaggi che interessano il cinema. Bene, grazie Avvocato Massaro, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Siamo stati con Andrea Marutuglia in una riunione che doveva terminare molto prima, è una riunione preparatoria di una riunione con l'NBA e io speravo veramente che terminasse prima. Abbiamo fatto di tutto, non dico fino alla scortesia, ma quasi, per poter comunque siamo in attività, ci scusiamo. Allora, ci siamo per la conferenza stampa con Cameron Diaz, con Martin Scorsese e ecco qui Leonardo DiCaprio. La Gang di New York è il titolo del film. Sono arrivati qui nella sala delle conferenze con un'ora circa di ritardo e adesso ben arrivati, salve, ecco stiamo salutando Cameron Diaz e Leonardo DiCaprio, si fanno riprendere dai fotografi. Try to make the best movies I can and hope for the best. I really honestly don't have an answer to that question. Steven, I'm sure that Marty and Marty Scorsese and Steven Spielberg have collaborated on many things together. And he made wonderful shoes, but by the time he was ready to do Gangs, he had gone through the... 3 weeks there was really exciting too. And then 6 months later, I was begging to stay. Signore Scorsese, signor Scorsese. Oh, scusa. Oh, cavolo. No. Allora a Cannes, oltre al film di Marco Bellocchio, ci sono due speciali degni di nota da segnalare, l'omaggio a Carmelo Bene con il suo Otello e il documentario di Francesca Comencini, Carlo Giuliani ragazzo. Abbiamo qui in persona Francesca Comencini,
ormai una firma, una sicurezza, una garanzia, un documentario che è diretto a chi? Perché c'è tanto di dedica, mi sembra, no? No, è un documentario, memoria. Certo, ma sì. Voglio dire, è per onorare e conoscere, poi a me non piacciono le parole troppo enfatiche, però conoscere, far conoscere la personalità, la memoria di Carlo Giuliani, ma soprattutto diretto a chiunque, a qualsiasi italiano abbia voglia di vederlo, non è destinato a un circuito particolare. Sì, allora come iniziate a lavorare? Vediamo di... Dunque io ero di essere il meno possibile banale in questa intervista, Francesca, di sì. Proverò. Sì, no, ci provo pure io, insomma. È una cosa seria quella che stiamo che voi state raccontando. Perché lo so questo. Sì. Io ero a Genova a filmare durante il G8 insieme a molti colleghi registi italiani a filmare le manifestazioni intorno al G8. Quindi abbiamo realizzato un film collettivo che si chiama Mondo diverso e possibile, che è stato montato da Citto Maselli. E subito quando si è saputo quel giorno stesso la morte di un giovane manifestante, noi eravamo lì, le notizie arrivavano in maniera contraddittoria, eravamo tutti sconvolti, avevamo avuto tutti molta paura, molta, io, insomma, ci voleva molto coraggio a star lì a filmare o anche solo a manifestare. Ho subito avuto voglia di fare un film su questo ragazzo, perché quasi subito sono successe tre cose concomitanti. Primo, le informazioni molto contraddittorie su come era avvenuta la sua morte, immediatamente sfatate dall'immagine, quando poi Genova è stato l'avvenimento forse più filmato del mondo, c'erano decine di telecamerine, quindi la verità subito non era stato un sasso, era stata una pistola. Poi mi ha colpito quasi subito le parole del padre, Giuliano Giuliani, del padre di Carlo, così pacifiche, così misurate, per evitare che ci fossero altri scontri e tragicamente magari altre giovani vite. Io ho detto, ma come fa quest'uomo? Io sono madre, come fa? E poi la terza cosa è il fatto che Carlo sia stato anche lì, veramente quasi da subito, in parallelo con questo padre che perdonava e chiedeva di calmarsi a tutti quanti. Se tu riprendi i telegiornali, è praticamente immediatamente la sera stessa è stato non solo ucciso ma giudicato Carlo, cioè simbolicamente il suo corpo è stato esposto fisicamente e simbolicamente, e questo al di là di quello che avviene o di quello che si pensa non si può fare in una democrazia. Ricordo l'intervista rilasciata dal padre, restai anche io abbastanza stupito. Sì, no, era una cosa notevolissima, straordinaria, ed c'è da dire anche questo è un altro... C'era anche un perdono, no? Questo è un altro senso di questo. C'era anche un perdono da parte del padre. Sì, in loro c'era un perdono e c'è un perdono, sì. Che però, bisogna stare attenti, rafforza la loro determinazione. Ah, è molto interessante questa nozione di perdono, proprio quasi in senso cristiano, che non allevia mai la determinazione, che non indebolisce. Io penso che la tranquillità e la pace rafforzino le persone, che la protervia e l'arroganza alla lunga le indeboliscano. Quello che voglio dire anche è che queste persone, è interessante mostrarlo, perché sono persone che guadagnano pochi soldi, che si vedono poco in giro, che lavorano e non hanno telefonini, non hanno vestiti di Prada, non hanno niente. E beh, questi sono l'Italia. Per me questi sono l'Italia. È interessante dirlo a chi, come si vede circolare molto in questo paese e come in molti altri paesi, questa non è una prerogativa italiana, ha fatto del denaro il suo unico valore. Beh, grazie a Dio. Questo non è così nel nostro paese. Sono d'accordo con te, il perdono è dei forti, e quindi aumenta anche il senso della forza. Senti Francesca, dove è possibile vedere questo documentario? Verrà proiettato? Che tipo di distribuzione avrà? Guarda, attualmente non lo so, in Italia non è chiaro, non si sa, certamente circolerà e faremo in modo che circoli il più possibile, per il momento non è previsto nessun passaggio televisivo in Italia, è stato comprato da Arte, grande canale franco-tedesco che ha
deciso fosse importante trasmetterlo. Invece per il momento nessuna rete italiana ce l'ha richiesto. Non avete pensato alla distribuzione congiuntamente con i giornali, con qualche quotidiano? Esatto, sì. Allora, però non posso ancora dirti i nomi esatti perché stiamo discutendo, ma certamente circolerà in edicola con, spero, più giornali, e più giornali di varie tendenze. Per i telespettatori vorrei chiudere con tuo sorriso, perché mentre racconta, ecco, ci sto riuscendo in pieno, mi fa piacere, ci sono i telespettatori di Teleabruzzo, spero di poter passare questa tua intervista anche sul TG, vediamo se riusciamo a metterci in contatto, perché la trovo estremamente importante ed interessante. Da Cannes per il momento è tutto, vi consigliamo questo documentario girato da Francesca Comencini, Carlo Giuliani ragazzo. Chiudiamo con il sorriso di Francesca. Bello vederti sorrido. I don't believe that we really can express ourselves completely. La tecnologia e la artistica. The reproduction, the character the Marco Brando is doing is really the inside of the main trilogy. Is really the dark side, the one that we try to hide. E con il maestro Vittorio Storaro, per noi è un grande piacere ed onore. Presentazione, grazie maestro per averci concesso questa intervista. Presentazione di questo libro, Storaro, Scrivere con la luce. È edito dall'Accademia dell'Immagine, dove insegno da 6 anni, sì, certo. E dall'Eletta. È una cosa molto importante perché l'Accademia dell'Immagine è dove oggi si insegna proprio questa combinazione tra la tecnologia e la filosofia. Bene, le porto i saluti di Lucci intanto, no? Esattamente, Gabriele Lucci è poi il presidente dell'Accademia. Sì. E io credo che se non riusciamo a unire queste due possibilità della nostra vita, non riusciremo a trovare un equilibrio proprio dell'espressione. Scrivere con le immagini è un concetto nuovo che finalmente in molti cominciano a capire, no? Però mi sembra che sia abbastanza nuovo. In genere ci viene detto che siamo dei pittori, per esempio. Scrivere con la luce invece intende anche il movimento, intende anche il tempo, intende anche il ritmo. Ciò che più che è cinema. La pittura è più collegata con la fotografia, il cinema forse più con la scrittura, perché richiede un inizio, uno svolgimento e una fine. Certo, mi diceva il direttore generale della RAI, che ho sentito una conferenza stampa, che è molto importante tener conto della scrittura immaginando anche la fotografia. Ma certamente, cioè, credo che cinematografia è una cosa così grande, importante, fondamentale della nostra vita, che noi ci possiamo soltanto esprimere completamente tramite questo tipo di espressione. Però nello stesso tempo non esiste, a meno che non è collegata con una storia e non è diretta da un regista. Cioè la cinematografia è una parte di un insieme di settori, di arti che vengono soltanto insieme come in un'orchestra, dirette da un regista, e possono esprimere un concetto. Poi è anche detto che la fotografia non deve entrare in conflitto con le altre arti, ma deve integrarsi, deve completarsi. Prima di tutto facciamo differenza, fotografia è questa, sì. Quella che stiamo facendo adesso è cinematografia, cioè intende un'immagine scritta con la luce ma che si muove, certo. Che ha un tempo, quindi è indubbio che tra la scrittura, la sceneggiatura, la scenografia, la cinematografia, la musica e il montaggio, il regista deve trovare una sua armonia e guidarci in un'unica direzione. Impropriamente forse si chiama direttore della fotografia? Io credo che sia improprio, perché direttore viene dalla traduzione inglese, americana in realtà, che il regista si chiama director, e io penso che si chiama l'art director, è chi dirige l'arte, cioè è lo scenografo. La pianta è quella che cade. I giochi di luce, ecco, i giochi di luce che vedono i telespettatori sono stati causati dal vento che hanno abbattuto una pianta, è vero Storaro? Sì. Però diciamo questo, che soltanto attraverso l'armonia di queste varie personalità si può ottenere, penso, l'opera d'arte, perché altrimenti può esaltare troppo la musica o la parola o l'immagine, non in un modo armonico, e questo vuol dire che non abbiamo un buon film, ecco, in realtà questo è quello che lo spettatore deve ricevere.
Bene, troveremo questo libro, lei ogni anno puntualmente ce ne regala. L'Eletta ha già pubblicato dal primo dell'anno il film libro, sta adesso in riedizione nelle librerie. Purtroppo questa copia è la mia copia personale che io uso per... Dice sempre così il maestro Storaro, per noi. Così dico, per fare dei seminari. Tra una settimana sarà di nuovo in libreria. Ho capito il gioco per non dare il libro alla stampa. Allora, che cosa dire, maestro, a Lucci, agli amici dell'Abruzzo, dato che lei mi ha nominato Lucci, nominiamo l'Aquila, la città dell'Aquila, dell'Abruzzo anche, possiamo... Sì. L'Aquila sta diventando, tramite l'Accademia delle Arti e delle Scienze dell'Immagine, il centro che veramente unisce la tecnologia e le arti, diciamo, e la filosofia nelle arti visive. Probabilmente è l'unica città nel mondo che sta facendo questo tipo di operazione. Io sono, tramite la mia materia è proprio scrivere con la luce, questo è ciò che io insegno in 5 anni. Io sono una piccola pedina mezzo a questa grande dama che è l'Accademia dell'Immagine. L'esplosione d'emozione quando le hanno consegnato l'Oscar? È una cosa che auguro a tutti, ma si portino dietro un medico, perché l'emozione è talmente forte che può avere un botta al cuore. Non ci si abitua mai. Io sono passato tramite Apocalypse Now la prima volta, la seconda volta tramite Rez diretto da Warren Beatty, la terza volta grazie alla direzione di Bernardo Bertolucci, e ogni volta l'emozione è sempre stata più forte. L'ultima domanda, Storaro: scrivere con un'immagine, con la luce, questa emozione, lei come la scriverebbe? Come fermerebbe questa emozione? È un lampo di luce, come un flash. Grazie, con questo flash salutiamo il maestro Storaro. Siamo a Cannes, intanto è stato, poso la cartellina, è stato presentato un progetto Arts and Circenses, dove tu sei il testimonial, il padrino, no? Anche se questa parola non ci piace troppo. Allora, intanto ho colto una tua espressione, una tua frase, hai detto che per te e per tua moglie la vita è una missione. Questo qui non mi ha sorpreso, mi aspettavo questa grande espressione, questa frase, questa espressione di vita da te. Ecco, mi ribadisci un po' questo concetto? Ma io fin da piccolo ho sempre avuto questo credo, ma fin da piccolo, che la vita è una missione, perché io sono nato, diciamo, povero, poi sono stato un privilegiato e la vita mi ha dato tanto, e allora ho sempre pensato alle persone che stanno peggio, alle persone povere nel mondo, e allora mi sono sempre battuto per la difesa dei diritti umani e per aiutare i poveri. Io ho una vita intera che passo ad aiutare, io mi occupo di orfani da 35 anni, e allora quando mi hanno proposto questa cosa, ho accettato con entusiasmo, perché so che potrebbe veramente aiutare tanta gente nel mondo. Traspare il tuo grande amore per tuo figlio che è qui con te a Cannes, e quindi questo qui ti gratifica, no? Ti rende orgoglioso. Sì, indubbiamente. Lui è qui perché sta cercando di montare questo bellissimo film tratto da un play americano di Wallace Shawn, The Fever, la febbre, dirigerà con la madre Vanessa Redgrave, ed è un film a favore dei diritti umani, ed è l'unico film al mondo che è praticamente patrocinato dall'UNESCO, che è la più grande associazione per i diritti umani nel mondo. Quindi tutto nel rispetto della natura, da cotanto padre. Sì, assolutamente. Difatti sono molto orgoglioso e fiero di mio figlio. È una copia vivente, noi adesso andremo a salutarlo e faremo una breve intervista anche a lui. Bene. E senti, ti lascio il microfono per la camera, per salutare i telespettatori che ti apprezzano tantissimo, di Teleabruzzo Sat 2000, questo qui è il circuito, e il saluto di Franco Nero, con una promessa che vorrei strapparti: invitarti in un mio talk show dove parleremo dei diritti umani, dove parleremo della vita. Il talk show si chiama Numero Zero e la televisione è Teleabruzzo, quindi prego Franco. Beh, io
la tua memoria, ti ricordi? Spero di essere, di venire a trovarti per questa occasione. Sì. E naturalmente saluto tutti i telespettatori di Teleabruzzo. Sì. No? E del Talk Show numero zero. Talk Show numero zero. Io sono un amante dell'Abruzzo, difatti vengo spesso in Abruzzo, vado a Pescasseroli. Da una vita che vado a Pescasseroli, dove ho molti amici. Ho anche girato dei film in Abruzzo, ho girato un western bellissimo che è Oma, e ho girato un altro film bellissimo di Pasquale Festa Campanile che è Autostop Rosso Sangue, che l'abbiamo fatto passare l'Abruzzo per gli Stati Uniti d'America, per la California. Beh, e nessuno se ne accorge. Ci sono dei posti, voglio, dei canyon, dei valloni, eccetera, eccetera. Bene, Franco, grazie. Se mi lasci poi il tuo recapito, così adesso vediamo di passarlo alla redazione, ti contatterò. E tenteremo adesso un collegamento tra poco con il telegiornale, vediamo se riusciamo in questo. D'accordo. Grazie, Franco, a dopo. Io che domande mi fai? Io sono arrivato in questo momento perché Mariotti mi ha invitato alla festa, tra poco, certo. La quale siamo invitati anche noi. Chiaro. Remo, non ti preoccupare, vedo un attimo agitato, però cercherò di metterti a proprio. Non vorrei che tu mi facessi delle domande riguardanti il festival, perché non so molto, ecco. No, io invece vorrei chiederti qualche cosa che riguarda la tua attività, no? La tua grande professionalità. Che cosa stai facendo in questo momento? Ho fatto un film che dovrebbe uscire a settembre, un film per le sale, con la regia di Marco Mattolini, una commedia che si chiama Miranda che passione, dove recito il ruolo di un regista di teatro gay. È una commedia, certo. Ecco, cosa stavi dicendo? Ti viene male sto ruolo, no? Ecco, uno di quei ruoli dove c'è il problema che se lo fai male l'hai fatto male e basta, se lo fai bene invece dice ma non è che fosse veramente una tendenza. Anche perché nell'ambiente, you know, avevo, dicono che no, vabbè, insomma. Sì, sì. Senti Remo, il tuo impegno con la vita mi sembra che sia un impegno, sì, un'altra, sì, cosa. Dimmi. Ho avuto una, sono stato nominato al premio del cinema tedesco perché ho fatto un film con Tom Tykwer, quello lì, il regista di Lola Corre, per intenderci. Ma dove, a Berlino? A Berlino, sì, ci devo andare il 14 e ho avuto una nomination, la prima volta che un attore italiano viene nominato, sì, come migliore attore non protagonista. Naturalmente ci sono tre nomination, gli altri due sono due attori tedeschi. Io spero che mi diano il premio, ma anche se non me lo danno già è un buon risultato così, insomma. Danno l'orso a Berlino, mi sembra, no? No, quello è il festival, questo è il premio del cinema tedesco. Ah, proprio. In realtà è una cosa buona. Loro danno 10.000 euro se vinci, sì, che non è male. Certo. Preferibile quello e l'orso vivo. Sì. Sentiremo, il tuo rapporto con la vita, no? Sì. Ti sei rappacificata con essa, ti sei rappacificato tu con essa, con la vita? Con la vita. Perché sei stato un attimo, beh, io mica tanto, cioè, ogni tanto girano. Sì, non molto, sì, anch'io no, sono tranquillo, però sai, la vita ti riserva sempre delle sorprese, una cosa, sì, sì, ne sistemi una delle cose e meglio poi non dire mai che si è tranquilli, perché nel momento in cui uno dice ah sono contento, sono felice, boom, certo, dietro l'angolo ti aspetta la storia del sor tranquillo, no? Esatto. Dice sta tranquillo, esatto. Bene, e allora io ti saluto. Grazie. È stato davvero un piacere, perché quando incontri personaggi veri, autentici, grazie, poi bravi come attori, no? Come che hai questo vabbè, grazie. Ma è una cosa che tutti pensano così. Io penso che tu avrai anche pochi nemici. Questo non si può mai dire, non lo so, io penso di sì, però insomma poi sono abbastanza, sai, corretto, misurato. Io sono corretto nei rapporti, però poi è un mestiere molto competitivo, quindi sai, nemici magari uno ce l'ha anche senza sapere di averli. Certo, ce li facciamo gratuitamente. Allora il microfono e la telecamera a te per i saluti, a chi mentre ci stringiamo. Se vuoi salutare i telespettatori di Teleabruzzo. Tanti saluti ai telespettatori di Teleabruzzo, sì, da Remo Girone. E al mio talk show che è numero zero. Perché non e tanti saluti al talk show numero zero, sì, che è un bel talk show. E dicevi da Remo Girone. Da Remo Girone. Stai continuando che? No. Che prossimamente sarà presto sugli schermi. Ah, che prossimamente sarò sugli schermi con questo
film, Miranda che passione, mi raccomando andate a vederlo. Una commedia, si ride molto. Ecco, gli viene bene il ruolo, ma non pensate che... Grazie. Remo, grazie. Grazie a te. Ci vediamo grazie. Dopo la festa. Sì, ciao. Sì. Thank you.